Un anno dopo la devastante alluvione che mise in ginocchio il paese alle pendici del Catria, Cantiano è ripartita. 12 mesi dopo si è ritrovata in quella piazza Luceuli che ora mostra i segni di vitalità di una rinascita costruita sulla tenacia, ma che ora necessita di un robusto sostegno per essere accompagnata. Nell'occasione del primo anniversario del 15 settembre, il Comune ha organizzato un momento istituzionale di analisi e di bilancio della gestione del post-alluvione alla presenza delle massime cariche regionali coinvolte. Siamo a Cantiano, in quella piazza in cui un anno fa purtroppo arrivarono 2,35 m di acqua che devastarono un intero paese. E ad oggi quella piazza, come vedete, è ritornata nel suo splendore. Abbiamo avuto la fortuna che il paese si è riorientato verso un meccanismo di ripartenza. Abbiamo la totalità delle attività di impresa che sono ripartite, oltre 60 erano le attività compromesse, però oggi chi è ripartito lo ha fatto con capitale proprio, accedendo ai propri risparmi, accedendo al credito. Quindi io credo che ora sia necessario un'accelerazione rispetto ai meccanismi di ristoro e soprattutto la messa in sicurezza del territorio. Credo che sia un dovere morale, istituzionale da parte di chi ha l'onere di governo di questo territorio mettere in campo quelle attività e quelle azioni che possono eliminare quel rischio, perché il territorio oggi è lo stesso di un anno fa e quindi la preoccupazione è che possa riaccadere quello che è successo. Oltre 50 milioni di euro sono i danni al patrimonio pubblico e ad oggi rispetto a questo nulla è stato fatto. Quindi chiediamo che si possa snellire questo meccanismo burocratico di rimpallo di responsabilità, tra l'altro nel paradosso in cui ci sono le risorse. Abbiamo un programma triennale di 400 milioni di euro dal governo nazionale e quindi è nostro obiettivo in qualche modo riuscire a accelerare e mettere a terra questi interventi di ripristino. Quella che è la parola d'ordine che oggi occorre utilizzare è sicuramente quella di accelerare. Bisogna accelerare per quanto riguarda il recupero di tutte quelle infrastrutture che sono state danneggiate. Ricordo che abbiamo ancora strade, ponti, ma soprattutto l'impianto di depurazione, soprattutto qui a Cantiano, che va completamente rifatto. Dall'altra parte occorre accelerare per quanto riguarda anche le indennità, cioè quei sono i danni che hanno ricevuto sia i privati cittadini sia le imprese. Attualmente la percentuale dei danni che sono stati riconosciuti si aggira dal 15 al 12% come media. Io ritengo che sia un anno di distanza una percentuale troppo bassa e soprattutto i fondi che sono stati dati fino ad oggi sono stati dati a pioggia, cioè senza verificare quella che era l'entità vera del danno. Dal palco di Piazza Luceuli, Acquaroli ha chiarito come sia massimo lo sforzo istituzionale sulla tematica. Noi dobbiamo raccontare bene quello che si sta facendo. E credo che di cose da fatte e in corso di esecuzione siano veramente tantissime, sia sotto il punto di vista dei ristori, sia sotto il punto di vista della ricostruzione dei danni e della messa in sicurezza del territorio. È chiaro che la devastazione che ha vissuto questo territorio un anno fa è un evento enorme, che ha prodotto danni ai corsi, alle infrastrutture, oltre che alle persone, alle case e alle attività economiche. E con le procedure, con la burocrazia che viviamo oggi noi in Italia, è tutto complesso e complicato. Basti pensare che il governo lo stanziamento l'ha fatto appena insediato, ma il governo si è insediato a ottobre, ha fatto la legge di bilancio a dicembre, quindi non poteva fare lo stanziamento prima di dicembre 2022. Poi, a causa chiaramente di tutte le procedure e della burocrazia, noi abbiamo avuto le prime disponibilità a marzo e a distanza di 6 mesi da quelle disponibilità già tanto è stato fatto. Penso ai 5.000 euro alle famiglie, ai 20.000 euro imprese, il 31 di ottobre scadrà la domanda per i risarcimenti ulteriori per chi ha avuto danni superiori a 5.000 e 20.000 euro. Sono in via di progettazione tutti gli interventi che anche essi devono essere chiaramente sottoposti a tutte le procedure. È chiaro che noi vorremmo avere una risposta, io per primo, immediata, però le leggi vanno rispettate e noi non possiamo fare altro che rispettarle. Voglio aggiungere che, ad esempio, nell'alluvione del 2014 i primi ristori arrivarono nel 2017, a 3 anni di distanza.
e erano 9 milioni. Oggi siamo davanti, dopo 3 mesi, ad una cifra, quella messa dal governo, di 400 milioni. Io il governo lo ringrazio, perché voglio ricordare che questa calamità a livello di alluvioni è stata la prima calamità finanziata in maniera così importante in Italia. E soprattutto voglio ringraziare anche la comunità europea per aver accolto quelle che sono state le nostre richieste e hanno stanziato 20 milioni che ci è stato comunicato qualche settimana fa, e poi anche l'intervento della regione. Quello fatto dalla regione, 21 milioni di euro in 3 anni, i 6 milioni stanziati precedentemente all'alluvione e i 3 milioni di euro stanziati per il ristoro alle automobili, è un altro evento che non ha precedenti in tutta Italia.